Ciao a tutti, come vedete oggi sono in completo pink mood, anzi direi spink mood, tutto rosa, rossetto, cerchietto, vestito, smalto, accessori e anche cibo rosa. Oggi mi avete chiesto in tantissimi di fare il video mangio cibo rosa per 24 ore e quindi eccomi qui. Sapete che accetto sempre le challenge divertenti e tra l'altro vi ho chiesto su Instagram se volevate cibo nero o cibo rosa. Ha vinto cibo rosa, però se volete dopo questo video anche la versione dove mangio solo cibo nero per 24 ore, cosa che beh, in realtà a me il nero piace, però non lo so, i cibi neri. Comunque, se volete anche questo video, mi raccomando, lasciate un like, così saprò che vi è piaciuto e farò anche quello. E se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi per non perdere tutti i nuovi video. Potete anche cliccare sulla campanellina, così attiverete le notifiche. Ogni volta che pubblico un video, vi arriverà la notifica sul cellulare. Tra l'altro, ho cercato proprietà dei cibi rossi, insomma rossi, rosati, e c'è scritto in vari siti che i cibi rossi aiutano ad allontanare la malinconia, la depressione, a favorire il buon umore, sicuramente più dei cibi neri. Quindi sono andata a fare la spesa e ho preso un sacco di cibo rosa, rosino, rossi, rosissimo, perché ci sono varie tonalità di rosa. E tra l'altro ho pensato anche a alcune ricette, perché diciamo il rosa è difficile da trovare in natura nei cibi, però mixando vari ingredienti si può fare proprio del rosa super. Quindi spero che questo video vi piaccia e andiamo a vedere tutto ciò che ho mangiato ieri nella mia giornata di cibo rosa per 24 ore. Andiamo alla colazione. Mangerò yogurt con pezzetti di fragola accompagnato da fetta biscottata con sopra marmellata di fragole. L'aspetto non è bellissimo. Allora, siccome è rosino ma non è abbastanza rosa, lo travaso in una ciotolina. Non è molto rosa. Vado ad aggiungergli la marmellata di fragole. Oh, questa sì che è rosa. Non so se mischiandola. Vediamo. Così sì che è rosa. Potrei aggiungere a lato una fetta biscottata. Che bella questa marmellata. Colazione super, super rosa. Sono molto contenta. E vabbè, lo yogurt io non ci vado pazza, però per una volta si può fare. Quindi buon appetito! Questo è buonissimo. Chissà a pranzo cosa mi invento. Meglio che non lo so. La colazione è stata abbastanza facile perché è pieno di yogurt rosa con le fragole, anche le fragole stesse appunto sono diciamo rosse rosa e quindi me la sono cavata facilmente. Invece per il pranzo mi sono data un po' più da fare. Quindi farò risotto alla barbabietola. Allora, e a differenza dell'hummus che faremo per la cena, andiamo a frullarle nel mixer con del brodo vegetale caldo. Uso il brodo vegetale già fatto perché non ho tempo di farlo. E così abbiamo il nostro brodo vegetale. Mettiamo il brodo vegetale insieme alla barbabietola e frulliamo. Brodo. Diciamo che la barbabietola un po' macchia. Ok, abbiamo frullato la barbabietola con il brodo. Nel frattempo abbiamo messo un po' di scalogno con un goccio d'olio in una padella. Appena è dorato, versiamo il riso. Versiamo il riso, lasciamo tostare il riso per qualche minuto. Aggiungiamo il brodo vegetale in modo che il riso si cuocia. Ogni volta che si asciuga il liquido aggiungete brodo. Dopo circa 10 minuti aggiungiamo metà del composto di barbabietola che abbiamo fatto. Vediamo se inizia a diventare rosa. Ovviamente non ho mai fatto questo riso, però magari è buono, speriamo. E continuiamo a cuocere. Aggiungiamo un po' di sale e pepe. E continuiamo la cottura. A fuoco spento ho aggiunto la ricotta, vado a mescolarlo e sta diventando anche più rosino. Che bello! Piatto rosa, ovviamente.
Andiamo. Non sono la regina dell'impiattamento, ma proviamo a fare una cosa carina. Ecco il nostro risotto rosa con barbabietola e ricotta. Mi sembra super 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 bello e anche buono, spero. Vado, assaggio. Buono! Contro ogni pronostico! Veramente buono! Mai lo avrei cucinato se non per questa challenge. Cioè, la barbabietola è proprio un ingrediente che non ho mai usato nella vita. Devo dire buonissimo. Provate a farlo, è anche facile, devo dire. Sì. Per fare una cosa particolare anche con degli ospiti, un ridotto rosa, chi l'ha mai visto? Bene. Fabio vuole il bis, vi dico solo questo. Bis. Bis, bis. Buonissimo. La pioggia scende sopra il finestrino. Merenda, barretta, fitness ai frutti rossi, con fragole, lamponi, insomma frutti rossi e succo, questo super rosa, alla mela, fragola e banana. Vediamo, beh, mi sembra rosa, è rosa, avevo paura fosse arancione ma è proprio rosato perché c'è la fragola, sembra molto denso, speriamo sia buono. Qua la mia merendina. Direi che anche il libro è perfettamente in tema con questa challenge. Ho anche le mie caramelle che ho preso da Tiger. In realtà quelle ce le ho da un po' di tempo, ma non le ho mai aperte. Bene. E vado. Buono, buono. Molto denso. Io queste di solito mangio quelle al cioccolato. Non mi fa impazzire questa. Proprio no. Poi, mentre stavo editando, mi è venuta voglia di qualcosa di dolce e quindi gomme da masticare rosa. Non l'avevo mai provate queste, sono le Vividant Blast e sono veramente super super rosa. E siamo arrivati alla cena. Ho fatto una cosa che avevo mangiato a casa di una mia amica, mi era piaciuta tantissimo, però non l'avevo mai rifatta perché... se non c'è il pretesto di un video, io non sono così proprio una cuoca, però quando ci sono i video mi diverto. E quindi ho fatto questo hummus alle barbabietole, è buonissimo ed è veramente un rosa pazzesco, è proprio molto intenso, infatti è anche carino se fate una cena con degli ospiti da abbinare con dei crostini, dei grissini, è veramente bello da vedere, più dell'hummus, quello diciamo marroncino che io adoro, però rosa fa più la sua figura. Tra l'altro non l'ho mai mangiata la barbabietola precotta così. Ora ne assaggio un pezzo. Comunque intanto la tagliamo un po' per frullarla. Non capisco. Chi mai la mangerebbe così? Allora, per fare l'hummus di barbabietola andiamo a mettere circa 300 g di barbabietola in un frullatore. Poi aggiungiamo circa 100 g di ceci. Io adoro i ceci, passione per i ceci. Il succo di mezzo limone. Ho aggiunto il prezzemolo e olio. E un pizzico di sale e frulliamo. Assaggio, poi la metterò in una ciotolina più carina. Buono! Molto più buona così la barbabietola rispetto a mangiarla nella sua reale fattezza precotta. Buonissimo! Davvero, provatelo. Lo mettiamo in una ciotolina. Tra l'altro ne è venuto tantissimo. Proprio un botto. Speriamo si conservi in frigo. Quindi le quantità che ho fatto consideratele per una cena con ospiti. Ed ecco il nostro hummus rosa, buonissimo e molto fotogenico. Come contorno ai bastoncini sto facendo il radicchio ad insalata. È un'insalata che io non mangio mai il radicchio, non perché non mi piace, però è un po' amaro, boh. Però
farò radicchio, metterò qualche rapanello che è proprio rosa e così avremo il nostro contorno dalle tonalità rosate. I rapanelli sono proprio una verdura che io non ho mai capito, cioè hanno un sapore troppo strano, cioè, non è sgradevole, però come dire, non mi verrebbe da mangiarli se non per una challenge, però vabbè, sono rosa, quindi li mettiamo nell'insalata. Secondo me i rapanelli sono proprio una delle poche cose in natura naturalmente rosa, cioè proprio rosa rosa, quindi non possono mancare. Insalata rosa, ora la condisco e sarà il contorno dei miei mastoncini al salmone. Ed ecco il mio piatto rosa. Allora, bastoncini all'interno, perché non sta su, all'interno sono rosa, cioè diciamo nella scatola sembravano più rosa, ma sono più rosa di un bastoncino normale. Insalata con gli amici rapanelli e il nostro pane tostato con l'hummus. Ed ecco la mia cena super rosa: bastoncini di salmone, insalata di radicchio e rapanelli, hummus di barbabietola e tacchino nel piatto rosa. So che non è proprio il massimo, ma ho fatto del mio meglio e penso siano tutte cose che mi piacciono. Anche il limone è diventato rosa, l'ho appoggiato sulla cucina dove c'era la barbabietola, poverino, però è carino, carino il limone rosa. Vediamo se la mia tisana è rosa. Sì, rosa scuro, ma è rosa. Eccola qua, l'ho travasata in un bicchiere per dimostrarvi quanto sia rosa. Perfetta, ora mi bevo la mia tisana e questa giornata un po' crazy sta finendo. Ecco, challenge finita, io mi sono divertita un sacco, effettivamente mi ha messo di buon umore questa challenge, quindi forse sarà un po' vero che insomma il rosso e il rosa mettono di buon umore. E se volete un altro video dove mangio cibo nero per 24 ore, mi raccomando lasciate un like e spero tanto che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!